Salve a tutti, in questo video tutorial ci occuperemo di come stampare uno spartito musicale. In che modo? La cosa interessante è che il formato che contiene le note musicali che poi possono essere convertite in spartito è il formato MIDI o CAR. Adesso vi farò vedere come aprire un formato MIDI o CAR, che l'abbiamo già visto per il karaoke, come capire quali sono le tracce che ci possono interessare per stampare lo spartito e effettivamente come si fa per stampare lo spartito. Prima di tutto mi apro il nostro sistema per il karaoke che vi ho già fatto vedere, cioè prima mi apro QSynth. Nel QSynth ho già caricato il mio sound font, compi font, e poi mi apro il VanBasco e ho già caricato un bellissimo brano di Neck, Lascia che io sia. Lo ascoltiamo. Ecco, a me interessava farvi sentire almeno l'inizio del cantato. Questo è importante per una cosa, perché praticamente non tutte le parti degli strumenti iniziano subito e con questo programma a me serve solo per fare un test veloce e capire quali sono le tracce che mi interessano stampare. Facciamo un esempio banale: io potrei essere la chitarra che vuole suonare, quindi mi servono gli accordi per chitarra, però siccome devo far cantare a degli amici il brano, mi serve anche la traccia del cantato. Allora li metto in play. Adesso volutamente abbasso il volume, se no non mi sentite. Qui vedo i volumi e mi accorgo che la quarta traccia si muove quando si muove il testo del cantato. Adesso la metto in solo. Questo è il cantato, quindi ho trovato la quarta traccia del cantato. Adesso rimetto tutte le tracce. Provo a mettere la dodicesima traccia in solo. Questa mi sembra la chitarra, quella che mi interessa. Quindi ho capito che la traccia 4 e la 12 sono le tracce che possono interessarmi. Con VanBasco non posso stampare lo spartito, quindi adesso cosa faccio? Metto tutto ridotto il cona e vado ad aprirmi il programma che effettivamente mi fa anche stampare lo spartito. C'è un programma che si chiama Rose Garden, quindi se non ce l'avete installato fate la terminale sudo apt install Rose Garden. Adesso basta fare file, apri, andare in cerca del file, apri, lo importo un'altra volta perché ce l'avevo già importato prima, perché come vi ho sempre detto io faccio delle prove prima di fare il video, non li faccio al primo colpo in diretta, perché se sbagliassi qualcosa che figura faccio. Qui ho importato tutte le tracce e se faccio play sento lo stesso brano che sentivo prima con VanBasco. Adesso la cosa importante è questa: come faccio a stampare le tracce 4 e 12 che sono distanti fra di loro? Non pensate che si possano selezionare facendo selezioni multiple o cose strane col control o altre cose, non è possibile. Allora, scartabellando un po' nelle varie impostazioni, mentre stavo cercando di stampare, ho trovato che il programma stampa le tracce che non sono mute. Allora, ho dei pallini colorati, questo è giallo e invece questo azzurro è la traccia muta. Allora muto tutte le tracce tranne la 4 e la 12. Ok, quindi ho 4 e 12 che si sentono. Andiamo in play. Adesso posso andare in stampa. Qua c'è già il pulsante stampa, anteprima di stampa, che è quello che mi interessa. Mi chiede le impostazioni e esporta il contenuto tracce non mute.
mi propone la compatibilità con LilyPond, che adesso vi spiegherò cos'è. Io lascio sempre la versione più bassa. Mi chiede di stampare su una 4 e la dimensione del pentagramma 32. Quello che è importante è questo, che il sistema LilyPond è quello che ci serve per poter stampare. Adesso io non premerò OK subito, perché sennò parte la stampa e tutta la spiegazione che vi devo fare sulla stampa. Se non avete installato LilyPond, il programma vi darà un messaggio come questo: non riesco a eseguire convert-lai. Si prega di installare LilyPond e verificare i comandi convert-lai e LilyPond siano installati dal proprio percorso. Vabbè, eccetera, eccetera. Questo è il messaggio che vi arriva. Voi dovete praticamente aprire il terminale, sudo apt-install LilyPond, date invio, aspettate quel che serve e si installerà il programma. Adesso premo OK. Ok, il programma mi ha detto avviato LilyPond. LilyPond ha lavorato con successo, ma Ocular non funziona. Si prega di visualizzare i PDF modifica preferenze esterne e prenderne uno nuovo. Questa è un'altra cosa importante. Il programma Rose Garden ha di default come lettore PDF Ocular. Basta andare in modifica preferenze generale. Applicazioni esterne, impostare l'XDG Open perché io sto usando l'XFCE ed è il programma standard. Adesso ripremendo il pulsante dell'anteprima di stampa, lascio tutto così com'è. Lingua della notazione, ricordiamo che va bene in italiano. Faccio ok. La stampa so già che non verrà perfettissima perché a seconda del formato, del tipo di tante altre cose, però comunque questa è la stampa. Adesso sto scorrendo perché già dentro il file MIDI ci deve essere impostata correttamente la tonalità e quindi tutti gli accidenti è quello che serve per scrivere correttamente. Infatti ho appunto preso un file che se viene suonato è perfetto, ma come partitura scritta fa pena. Quindi il problema non è tanto Rose Garden stampa male, è il file MIDI che non è stato progettato per essere stampato con questi sistemi che vogliono lo spartito per musicisti. Volendo si possono stampare più parti insieme, quindi avere anche tre pentagrammi tutti assieme. O se dovete stampare qualcosa per orchestra, stampare la singola partitura per ogni strumento. Per questo tutorial è tutto, ci vediamo al prossimo.